Bella a tutti, raga, bentornati dai cugini di campagna in un nuovo video. Quest'oggi tratteremo del mercato. Come si sa, quando si arriva a giugno il mercato ci fa sempre caldo. Quest'anno stiamo vivendo veramente un inizio di mercato molto molto caldo. Oggi parleremo delle squadre, diciamo, le top italiane e del loro mercato iniziale, diciamo, perché comunque ci sono molte notizie. Avevo parlato già della Roma che aveva acquistato Antekoric, però anche la Roma ha veramente grandi e nuove novità. Allora, per quanto riguarda la Juventus è su Romagnoli del Milan. Lo sappiamo che la Juventus ha sempre l'obiettivo di prendere giocatori in Italia dalle squadre italiane, come l'ha fatto con Pjanic, come l'ha fatto con Higuain. Il giocatore del Milan comunque è un ottimo difensore, sarebbe un'ottima alternativa nel caso Benazia partisse. Ci sono anche altre alternative per Benazia, però lui è, diciamo, il giocatore su cui punta di più la Juventus per sostituire Benazia. Poi ci sta la questione Perin, che è un portiere molto interessante interessa anche a Roma e Napoli, ma si parla di una pole position dei bianconeri, che comunque hanno Szczęsny. Bisogna vedere cosa ne faranno di Perin, però io credo che Perin non andrà alla Juventus per fare il panchinaro. E poi Emre Can, che è pronto a svolgere le visite mediche con la Juve, non si sa ancora bene la data. Poi passiamo a Napoli. Il Napoli ha appena preso il nuovo allenatore, Ancelotti, ne abbiamo parlato in un altro video. Si era parlato di David Luiz, di Benzema, però sono piste veramente molto complesse. E invece ora si riparla subito di Simone Verdi, che aveva rifiutato, diciamo, il Napoli a gennaio per continuare il suo cammino col Bologna, per non lasciare, diciamo, incompleto il suo cammino con Bologna. Però naturalmente si sarebbe straconvinto all'arrivo di Ancelotti. Quindi Simone Verdi, che era stato anche contattato da Inter e Roma, molto probabilmente sarà un nuovo giocatore del Napoli. Poi si sa che Rogue, il centrocampista del Napoli, sia un giocatore che interessa molto alla Sampdoria, che cerca un regista. Le altre alternative sono Badel, che ha annunciato l'addio alla Fiorentina, e Rog, appunto, che comunque è molto giovane, potrebbe essere anche preso dai blu cercati con un prestito. Poi passiamo alla Roma. Allora, la Roma ha appena preso Antekoric e Marcano, che non sono grandi acquisti, però che comunque potranno dare una mano alla panchina. Ne sono molto fiero, perché comunque non abbiamo speso neanche troppi soldi. Marcano è un giocatore che comunque ha segnato molti gol in quest'anno, per essere un difensore centrale, naturalmente, in Liga Portuguesa. È alto, è ben piazzato. Speriamo che non sia il nuovo Héctor Moreno, lo spero con tutto il mio cuore. Però si parla soprattutto di Justin Kluivert, un talento cristallino dell'Ajax, che comunque viene valutato tra i 15 e i 20 milioni, e Brian Cristante, centrocampista dell'Atalanta, che comunque è in imminente partenza perché vuole fare il salto di qualità. Justin Kluivert, se ne parla molto vicino, si dice che sia molto vicino. Comunque su Instagram ha dato i primi, diciamo, messaggi di amore, girano dei cuoricini sui suoi post, a commenti che scrivevano Welcome to Roma, vieni a Roma. Quindi si sa che nel mercato contano molto i social media, come lo è stato con Aubameyang l'estate scorsa, che diede molti cenni di amore verso il Milan, però comunque non ci andò, anche per questioni economiche, perché comunque Aubameyang costa veramente molto. Poi appunto passiamo al Milan. Il Milan, diciamo, che si sta concentrando molto di più sulla questione UEFA, a mio avviso, che comunque è una questione molto molto importante per la società, che non vuole fallire in questo modo.
Andrea ha già fatto un ultrasfogo, l'abbiamo visto anche sulla pelle di un tifoso rosso-nero, scusate, come possa dar fastidio un'esclusione dalle coppe, anche se non è ancora ufficiale naturalmente. Comunque si parla di appunto Romagnoli che interessa la Juventus e di uno scambio tra Romagnoli e Benzema al Real Madrid, però la vedo difficile. Anche lo youtuber rosso-nero Total Fred ci ha fatto un video, però anche lui non è molto... Cioè, è consapevole che sia veramente molto difficile. Poi si parlava di Radamel Falcao, dopo naturalmente aver parlato di Immobile, però Immobile ormai è una pista veramente lontana a mio avviso. Radamel Falcao però ha detto che è molto onorato di questo interesse, però ha altri 2 anni al Monaco. Bisogna interpretarle queste parole, mannaggia, beh, non so parlare. Poi c'è l'Inter. L'Inter sta facendo un mercato ancora molto calmo, possiamo dire molto cauto. Ricordiamo che l'Inter deve ancora riscattare molti molti giocatori. Skriniar ha annunciato fedeltà alla squadra, dicendo che vorrà rimanere a vita all'Inter. Boh, bisogna vedere. Verdi è sfumato, Rafinha interessa a molte squadre, però bisogna ancora riscattarlo. Quindi è un mercato che bisogna un po'. Di secondo me è un mercato con cui bisogna avere molto pazienza, quindi bisognerà solo aspettare. La Lazio invece è interessata a Krunic, il talento dell'Empoli, e si parla di una trattativa con la Juventus per la vendita di Milinkovic-Savic. Questo mercato mi sta veramente facendo divertire, ogni giorno ci sono molte molte notizie, speriamo lo sarà così anche a luglio ed agosto. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi, lasciate like e condividete il video. Io vi ringrazio di tutto, ci sono già i primi haters. Bella a tutti, ragazzi.